Buongiorno a tutte carissime. Dunque, oggi andrò a fare il risotto ai funghi. Come potete vedere, io qua già mi sono preparata i funghi già tagliati, puliti. Qui ho 200 g di riso che già l'ho lavato, tolto dal suo amido. Poi occorre uno spicchio d'aglio già pulito internamente e fatto finemente. Mi occorre del prezzemolo tritato, del vino bianco, olio a sergine d'olio basta, andrò a mettere un po' di curcuma per dare un po' più di sapore e del pepe. Allora, iniziamo con mettere, e qui sul fuoco ho messo a fare un brodo tritato ai funghi. Allora, iniziamo con mettere l'olio nella padella. Andiamo verso i fornelli. L'olio e andrò a mettere i funghi. Poi occorrerà del burro dopo per amalgamare. Per andare a tostare il riso. Non l'ho messo qui l'ingrediente, altrimenti si scioglierebbe tutto, ma tanto quello va messo in ultimo. Ora mettiamo i funghi. Questi sono 500 g di funghi. Il prezzemolo lo metterò alla fine. Una volta tolta la padella dal fuoco andrò a mettere il prezzemolo, perché se si mette in cottura le pietanze diventerebbero amare. Allora, mettiamo l'aglio. Io come sempre lo tagliuzzo e poi lo lascio internamente. Potete benissimo metterlo sale e poi toglierlo. Metto il pepe, man mano il sale lo metto quasi a cottura ultimata, altrimenti cascerebbe fuori l'acqua ai funghi. Qui già bolle il brodo, abbasso, ma non spengo, lascio sempre in ebollizione. Poi risolto dalla padella e nella stessa padella che c'è il sapore del fumo andrò a tostare il riso. Mi danno 5-10 minuti per cuocere il fumo. E l'ho fatto fine fine. E sfumo con un po' di vino bianco, Ora lasciamo cuocere i funghi. Prendo un coperchio, il copro. Ora lascio evaporare il vino. Prendo un coperchio, abbasso un po' la fiamma. Vediamo dopo. Allora, adesso che i funghi sono cotti, andrò a mettere
il sale, prendo. Poi li vado a togliere e metto in un piatto provvisoriamente con il sale. Perfetto. Ok. Ora metto un po' di dello zeno, fuori dal fornello, ecco qua, scusiamo. I funghi sono pronti, io arrivato a togliere un attimo. Queste mettiamo da parte. Mettendo la fiamma. E metto una noce di burro. Quando il riso sarà lucido è ora di mettere i mestoli di brodo. Già inizia a farsi lucido. Andrò a sfumare con un po' di vino anche il riso. Thank you.
iniziamo a mettere in acqua il brodo. Ne metto 3 per iniziare. Prendiamo un piede assorbimento del brodo, poi lo prendiamo con un mestolo avvolto fino a fine cottura del riso. Quasi a fine cottura vado a mettere giù i funghi che ho cotto, metterò un po' di curcuma. Scusate, curry. E metterò un po' di pepe. E si va avanti così. A dopo. Allora, a questo punto aggiungiamo i funghi. Un po' di curry, questo è facoltativo, lo metto, altrimenti non si mette. Un altro po' di pepe. Alziamo la fiamma e mescoliamo. Facciamo insaporire tutto insieme. Il riso è quasi cotto. Non aggiungo altro brodo, lo lascio così. E lascio terminare la cottura. Aggiungo un pochino di parmigiano. Mescoliamo. Amalgamiamo tutti i sapori. E lasciamo cuocere ancora per qualche minutino. Allora, questo è il piatto finale, eccolo qua, impiattato, ho messo sopra un altro po' di parmigiano, pronto da gustare. E come sempre vi dico buon pranzo a tutti e buon sabato a tutti. Ciao ciao!